Niente, stiamo qua in prefettura perché ci sono dei problemi, ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il servizio, diciamo, degli operatori che lavoravano all'ex progetto del sostegno dei pazienti oncologici. Progetto, voglio dire, che era terminato molto prima per carenza di fondi e che si era trovato un accordo a maggio del 2012 sul tavolo SEPEC alla Regione, si era trovato un accordo di far continuare diciamo, a lavorare questi lavoratori su ditte esterne, su ditte diciamo, esterne che l'azienda aveva dei contatti o comunque degli appalti. Tant'è vero che i 50 autisti sono stati assorbiti da parte della ditta Tundo, che era vincitrice dell'appalto dei trasporti per disabili, mentre per quanto riguarda gli OSS sono stati diciamo, presi in carico da due aziende dell'ADI, l'Assistenza Domiciliare Integrata Riabilitativa, la SAD e la Vivisol. Chiaramente questi lavoratori sono stati assunti con contratto a tempo determinato, gli autisti per 6 mesi, prorogati per ulteriori 6 mesi e poi ancora prorogati fino al 31 ottobre, quindi stiamo in scadenza, in attesa dell'espletamento della gara, mentre per quanto riguarda gli OSS sono stati assunti per 1 anno, prorogato per un ulteriore altro anno, la cui scadenza è prevista per il 31 di dicembre. Chiaramente, visto l'avvicinarsi della scadenza e considerato che non si sapeva nulla diciamo, sull'esito delle gare, solamente sulla gara di trasporto avevamo notizie che comunque era stata già espletata e che comunque vi era stata un'apertura del progetto esecutivo, ma era stata poi bloccata, non era ancora avvenuta l'apertura dell'offerta economica, che pare possa avvenire lunedì prossimo. Mentre per quanto riguarda l'ADIR, voglio dire, non c'è nessuna notizia della gara, forse neanche è stata ancora espletata in ambito regionale perché è una gara regionale. A questo punto ho chiesto un incontro al direttore proprio a garanzia dell'accordo SEPAC per capire lo stato dell'arte. Il direttore generale, a distanza di un mese della richiesta, non mi ha convocato. Ho avuto un incontro con le aziende, con la SAD e con la Vivisol, dove mi hanno detto che a causa della carenza di sicurezza, insomma, avrebbero licenziato i lavoratori dal 1° di gennaio perché non avevano garanzie per il proseguimento dell'appalto e quindi sono stato costretto, diciamo, siamo stati costretti come FSI a dichiarare lo stato di agitazione e venire in prefettura. In prefettura il direttore generale, contattato dal viceprefetto, dottor Aprea, ha detto che era sbalordito, non capiva perché questo stato di agitazione, anche perché per i lavoratori non c'era nessun problema. Questo chiaramente sempre a voce. Siccome noi siamo abituati a parlare con dati di fatto, i dati di fatto sono questi, che per quanto riguarda l'ADIRI non c'è nessuna ancora garanzia in questo momento. C'è una piccola garanzia ufficiosa, ripeto, solamente per quanto riguarda la gara dei trasporti, che se tutto va bene non si sa, se lunedì aprono la busta economica, poi i tempi critici, presumo che forse neanche il 1° di gennaio riusciremo, diciamo, a far sottoscrivere i contratti a questi lavoratori. Col dottor Apea siamo rimasti comunque che il direttore generale consegnerà a giorni diciamo, un promemoria sullo stato dell'arte e poi saremo avvisati di come stanno le cose. Aspettiamo fiduciosi per capire un attimino qual è la situazione.